Mister, buonasera. Direi un grande secondo tempo e la domanda sorge spontanea quando succedono queste cose. Come mai la Cremonese così brillante nel secondo tempo e così, tra virgolette, un po' remissiva nel primo? E insomma, ho sentito che ha detto il pareggio è giusto, anche se questa vittoria continua a sfuggire per qualche dettaglio, perché dopo il gol del 2-2 credo che una parata di Carne Secchi molto niente di più, insomma. Sì, no. Nel primo tempo eravamo proprio poco dinamici, arrivavamo sempre dopo nelle chiusure, quindi il Torino gli veniva facile, insomma, muovere la palla, anche se non credo che il Torino abbia avuto, un'occasione importante subito l'hanno avuta, poi dopo la partita è stata abbastanza in controllo, ma non è questo che deve fare la Cremonese deve essere dinamica, deve essere aggressiva, ha il dovere di giocare in velocità e soprattutto in profondità, e sto dicendo questo perché poi nel secondo tempo si è visto tutto questo, una squadra aggressiva, dinamica, chiara nel gioco, e questo deve essere la Cremonese sempre. Buonasera mister. Buonasera. Dopo la partita con il Napoli aveva detto che la Cremonese era nella direzione giusta, guardando la partita di oggi con questo pareggio, guardando anche la classifica, un punto, bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? Ma allora, la classifica non la guardiamo, è ovvio, sappiamo bene in che posizione siamo, ma ci teniamo la prestazione, ci teniamo l'atteggiamento, ci teniamo l'impegno, ci teniamo la serietà, ci teniamo proprio tutte queste cose buone che ci portano a pensare che da qui in avanti faremo delle belle partite, e certamente se faremo delle belle partite ci meriteremo anche qualcosa di più. Mister, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle di Okereke, che è tornato in gruppo solo qualche giorno fa e nonostante questo ha fatto un'ottima prestazione, grande grinta, grande voglia, e pur vedendo che comunque non era ancora al massimo della condizione, ed è chiaramente un giocatore che poi negli spazi può fare la differenza, sei un giocatore fondamentale per la sua Cremonese. Beh, direi proprio per caratteristiche è un giocatore che noi, insomma, la Cremonese non può fare a meno di un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché viene a legare il gioco, va in profondità, ti dà una mano in fase difensiva e tutto ciò lo fa con qualità, quindi bisogna solo che stia bene. Questa sera ha giocato, 70 minuti più o meno, ecco, e quindi l'importante è che lui si alleni, insomma, che stia bene, che si alleni, e poi dopo è un giocatore, come abbiamo detto, che per noi è un giocatore importante. Buonasera mister, ieri parlavamo del regista che insomma c'era, non c'era, nel secondo tempo ha deciso di toglierlo del tutto, pensa che anche quello abbia influito un pochino anche sulla fluidità della Cremonese, e poi le chiedo un commento sulla scena a mio parere molto bella con i tifosi al termine della gara, perché è stato un momento molto emozionante che va anche al di là della classifica e di tutte le difficoltà di quest'anno sostanzialmente. Intanto rispondiamo all'ultima domanda, è vero, è emozionante perché noi insomma, in Italia non siamo abituati a vedere di queste manifestazioni di affetto, nonostante i risultati faticano a venire, e quindi è niente, ti emozioni perché loro vogliono solo che tu dia il massimo, e quando tu hai dato il massimo, hai dato tutto quello che potevi dare per i tuoi compagni, con i tuoi compagni, con la squadra, per chi ti viene a vedere, tutto ciò è emozionante, dopo poi diventa un tutt'uno, il legame proprio diventa sempre più solido, ecco. Quindi questo, insomma, questo ti emoziona, anche perché, ripeto, in Italia c'è il malcostume, no? Che non fai risultato e ti ignorano se ti va bene, e invece qui è proprio il contrario. E per quanto riguarda il discorso del regista, dicevamo, ma dopo, come ho detto, mancavamo di dinamicità,
Quindi dovevamo dare più forza, più gamba, dovevamo avere più forza, più gamba, più profondità. Volevamo prenderli prima gli avversari, ma nello stesso tempo volevamo mantenere l'equilibrio, perché il Torino ti attacca con 5, 6, 7 giocatori e quindi è una squadra che poi se ti sbilanci, se ti scopri, il Torino fa poi presto a punirti. Dispiace perché il 2-2, ripeto, come ho detto, come avete sentito, il pareggio credo sia giusto. Dispiace perché sul 2-2 comunque la nostra squadra era schierata nella sua metà campo e non siamo stati così bravi e attenti, perché sono usciti da una situazione che se lo tenevamo, se il giocatore, parlo a destra, riuscivamo a tenerlo lì tranquillo, forse l'azione non andava a finire così. Tutto qua. Si aspettava questo, buonasera, Elena Rossini, Torino Granata, si aspettava un Torino così, soprattutto un Torino un po' in difficoltà nel secondo tempo? Ma io so che il Torino è una squadra molto forte, hanno dei giocatori di grande forza, di grande impatto, di grande qualità, quindi io mi aspettavo il Torino che ho visto e quindi non c'è tanta... Insomma, per me il Torino è una squadra che può stare benissimo sempre nella parte, diciamo così, cos'è, la parte sinistra della classifica, perché è una squadra forte, con personalità fisica, insomma, a gamba forte, le hanno tutte. È una squadra che se gioca con l'Atalanta, se gioca col Milan, se gioca con l'Inter, se gioca con la Juventus, poi chi c'è? Anche il Napoli è una squadra che se la gioca alla pari più o meno, quindi questo è il Torino.